Un fatto di cronaca che riemerge dal passato e che condiziona per sempre la vita di una persona, un errore giudiziario, un contenzioso che aggravi i risvolti per l'immagine pubblica di un individuo. Possono essere tanti i motivi per i quali si avverte l'esigenza di sparire da internet, ma si sa che quando una notizia entra nella rete diventa costantemente reperibile. È il diritto ad essere informati, questione da sempre delicatissima, che si scontra però alle volte con il diritto degli interessati ad essere dimenticati. Massimo Giordano e Riccardo Lanzo, due avvocati novaresi, hanno approfondito il tema, come ci spiega lo stesso Giordano. Non è un libro solo per gli addetti ai lavori, è un libro che cerca di semplificare, è anche per gli addetti ai lavori, perché cita sentenze, provvedimenti del garante, ma le persone che si vedono, come dire, pregiudicate, lese nei propri diritti, nelle proprie libertà da un'informazione che è negativa, trovano gli strumenti per potersi tutelare. Credo che questo sia insomma, un obiettivo che ci siamo prefissati e che è certamente prioritario. Ci siamo occupati di Facebook, ci siamo occupati di Google, abbiamo raccontato gli impatti che hanno questi strumenti che sembrano innocui, sono tutt'altro che innocui, o meglio, possono essere resi innocui se vengono conosciuti, perché il rischio è che si mettano al centro questi strumenti, mentre al centro vanno messe le persone, i loro diritti e le loro libertà. E spesso si trascurano gli impatti negativi che dei colossi che ovviamente offrono dei servizi comodi, utili, gratuiti addirittura, ma in realtà controllano i nostri dati, li usano e è bene sapere con chi abbiamo a che fare. Si trova online sul sito della nostra casa editrice, ma anche sui siti più importanti, da IBS a Amazon, per cui insomma è facilmente reperibile. Diritto all'oblio e motori di ricerca, questo è il titolo del libro, non si rivolge solo a un pubblico di professionisti del settore legale, ma anche a curiosi ed appassionati della materia e comunque interessati ad approfondire i temi dei nuovi diritti civili nell'era internet.